Buongiorno a tutti i telespettatori di Mattino 6, oggi venerdì 26 aprile 2019. Siamo in diretta per la nostra rassegna stampa dei quotidiani che questa mattina troviamo nelle edicole. Vogliamo subito iniziare con le prime pagine dei quotidiani regionali per poi passare a quelle dei quotidiani nazionali. Iniziamo subito con il centro di Pescara, con il titolo di apertura: Pescara al voto. Oltre 500 candidati. Oggi e domani la presentazione delle liste elettorali. Sono 8 già gli aspiranti sindaci. Nel centro pagina la grande partecipazione che c'è stata in merito alla cerimonia del 25 aprile, qui il corteo al centro di Pescara. E sugli articoli di spalla di sinistra, il turismo: prova d'estate, ristoranti pieni, hotel vuoti. Ieri c'è stato il grande boom di prenotazioni nei ristoranti e bar strapieni, però vediamo anche il fatto della partenza e arrivo dei pullman. Pescara sempre, Naiadi, va avanti il presidio dei lavoratori, continua senza sosta, come annunciato la riunione sindacale di lunedì scorso sul presidio dei lavoratori, sul problema delle Naiadi. Pescarese scomparso, Char si cerca in un pozzo vicino alla Pineta. Nel Taglio Basso va in montagna e muore a 48 anni, la tragedia sul Gran Sasso, la vittima è Ioannucci, un noto imprenditore aquilano. Nell'articolo di spalla di destra, la serie B, il Bettella lancia il Pescara, dice prendiamoci il playoff. La Coppa Italia, ieri sera l'Atalanta ha battuto la Fiorentina e sarà in finale con la Lazio. Nei box in basso, mare, rilevati 26 sforamenti, risultati dei prelievi ARTA, sulla costa però sono già pronti i test bis. E smog, nuovo allarme per 5 giorni. Oltre i limiti a Pescara. Passiamo al quotidiano Il Centro della provincia di Chieti e delle zone di Lanciano e Vasto. Titolo di apertura: finti investigatori in fuga con l'oro. A Chieti, in due si fanno aprire la porta e derubano un'anziana. Colpo da 10.000 euro. Anche qui nel centro pagina foto di apertura, la festa del 25 aprile, l'appello del prefetto, la liberazione dedicata ai giovani. Negli articoli di spalla di sinistra arriva il giro, partono i lavori per l'asfalto sulle strade di Chieti e provincia, partono i lavori contro le buche, la provincia ha già stanziato oltre 1 milione di euro per il Giro d'Italia. La Sasi, che è una società che gestisce gli acquedotti della zona della provincia di Chieti, il presidente Basterebbe è stato confermato presidente di questa società, resta ai vertici, lo ha deciso i sindaci riuniti in assemblea. Nel taglio basso si parla anche del beach volley, a Vasto cancella la duna al mare. Vogliamo adesso leggere il titolo di apertura del quotidiano, sempre Il Centro, questa volta della provincia di Teramo. Sciarra, stop alle ricerche in mare. Oggi ispezione in un pozzo per trovare il 42enne di Pescara, scomparso a Pineto. Anche nel quotidiano della provincia di Teramo, la foto di copertina del giornale, tre manifestazioni per l'anniversario della liberazione, qui vediamo nella foto, e negli articoli di spalla di sinistra è stata fatta un'indagine a Teramo, tanti alunni a scuola con il mal di schiena, alle scuole elementari e medie è stato diffuso questo questionario e hanno risposto 700 ragazzi, soffre il mal di schiena, mal di testa e dolori al collo. Comune di Teramo, bando per cercare fondi europei per gli investimenti strategici, qual sistema di poter ottenere fino a 6 milioni di euro di finanziamenti. Ancora sempre a Teramo, donne anziane derubate in casa da finti corrieri.
E poi nell'articolo di spalla di destra una notizia, il podista Adugna raccoglie fondi per aiutare la sua Etiopia. Dalla provincia di Teramo ci spostiamo a quella dell'Aquila, Avezzano sul Mona. Articolo di apertura, va in montagna e muore a 48 anni, la tragedia sul Gran Sasso, la vittima è Iannucci, un noto imprenditore aquilano. Anche nel centro pagina la foto in merito alla celebrazione del 25 aprile, qui vediamo l'evento che si è svolto ad Avezzano, dove il tricolore è sceso dal cielo tramite l'esibizione del paracadutista. All'Aquila negozi sempre aperti, settore da rilanciare, specialmente si parla di rivitalizzare il centro storico e trasformarlo in un centro commerciale. Ad Avezzano De Angelis azzera la giunta per una nuova fase. Nel taglio basso, carcere, 60 agenti pronti a candidarsi. Vigilia delle presentazioni delle liste, scoppio il caso da Sulmona, parte la denuncia. Dal centro al quotidiano Il Messaggero della provincia, della regione Abruzzo, Europa, la carica dei candidati, Daniela D'Aiuto dopo il divorzio al veleno con i 5 Stelle. Ci riprova con Italia in comune, la Lega invece punta su D'Aloisio e De Blasis, Forza Italia su Di Salvatore, il Movimento 5 Stelle su Ranieri e il Partito Democratico su Keikoduk. E invece a Montesilvano Fidanza prepara la sfida alla Lega. Nel centro pagina vediamo nella foto le naiadi schiacciate da 4 milioni di debiti. Il progetto Sport è fallita sotto il peso di questi oltre 4 milioni di debiti e così si chiude a Pescara su sentenza del Tribunale, l'ennesima tribolata gestione del centro delle naiadi. Nell'articolo di spalla di sinistra, malore fulmina scialpinista sul Gran Sasso, inutili soccorsi dei compagni e del 118. La vittima, l'imprenditore Giuseppe Ioannucci. Dal Messaggero ci spostiamo al quotidiano La Città della provincia di Teramo. Gradimento Team, decide il consiglio per il sindaco D'Alberto, l'ultima parola sul nuovo socio privato spetta all'assise civica. E in provincia ha chiesto un consiglio sulla chiusura del traforo del Gran Sasso. Nel centropagina anche il quotidiano La Città, tante celebrazioni in città per il 25 aprile. E sugli articoli di spalla di destra, Campli, agricoltore ferito nel ribaltamento del trattore, Roseto degli Abruzzi, rubati anche i sacchetti per la cacca del cane. Nell'articolo di spalla di sinistra, Giulia Nova, primo confronto sugli eventi tra quattro candidati per le prossime elezioni comunali. Dai quotidiani regionali ci spostiamo alle prime pagine dei quotidiani nazionali. Anche qui vari titoli molto importanti. Il primo nel centropagina, richiamo di Mattarella, folla a Milano, sempre smerito al 25 aprile. E invece sulla vicenda governo Di Maio attacca Conte, costringerà Siri a lasciare le accuse al sottosegretario leghista. E altre notizie riportate nella prima pagina, al centropagina, minacce dei rider ai clienti famosi, dice, dovremmo dire dove abitate, ci rifiutate la mancia, ma sappiamo, questa è la minaccia dei rider ai clienti famosi che hanno pubblicato sulla loro pagina sui social. Da Repubblica, dal Corriere della Sera ci spostiamo al quotidiano La Repubblica, titolo qui di apertura, La libertà non si baratta con l'ordine.
il bello della festa, dicono i partigiani, da anni non c'erano piazze così piene. Dal Quirinale arriva un chiaro messaggio a Salvini. Invece la parte dei fascisti, il nero della festa, da Marsala a Milano, lapidi distrutte e corone bruciate, a Roma il sit-in di Forza Nuova. È il titolo di apertura del quotidiano La Repubblica. Il Fatto Quotidiano, lo scandalo, atteso il deposito di atti sulla conversazione dell'affare Arata, Siri, arrivano le nuove carte, la Lega comincia a scaricarlo. Dai documenti si capiranno gli elementi dei pubblici ministeri a sostegno dell'accusa sulla presunta mazzetta da 30.000 euro. Nel taglio alto, è il 25 aprile, Corleone bacia le mani a Salvini, dove ieri si è recato a Palermo alla manifestazione per la liberazione alle 8 del mattino. E poi vediamo anche sul Iman, ecco l'avvocato della sua ultima cena. L'aveva difesa anni fa in un processo per diffamazione, ma per la procura che lo ha ascoltato non c'è alcun mistero. Nel centro pagina vediamo sempre riguardo alla situazione, al problema del governo, quei 30.000 euro, intercezione fantasma, no, solo imprecisa. Dal Fatto Quotidiano leggiamo la prima pagina del Messaggero, quotidiano di Roma. Roma può fallire in 3 anni, Lemmetti, braccio destro della Raggi, senza il decreto antidebito sarà default nel 2022. Stirpe, numero 2 di Confindustria, dice agire subito, non si gioca con la vetrina dell'Italia. Inoltre si parla sempre anche qui del 25 aprile, Mattarella, la memoria, dovere morale, l'invito alla coesione e il rischio al voto. Nel centro pagina vediamo la foto del storico incontro a Vladivostok, il leader russo e il vertice fruttuoso. Kim vede Putin, accordo a 6 sul nucleare. E nell'articolo di spalla di destra, si rimossa di Salvini, meglio andare dai PM prima di vedere il ministro Conte. E poi in un box vediamo sondaggio, sale Le Pen, Macron, piano anti-gilet, sussidi e meno tasse. Dal Messaggero al quotidiano Libero si parla anche qui della manifestazione e i giovani non fanno nulla, un lavoratore su 3 ha più di 50 anni, il 34% della popolazione vittima ha compiuto il mezzo secolo, in compenso abbiamo il record di baby disoccupati, il 33%. I fatti dicono che in Italia praticamente da sempre sono i vecchietti a tirare innanzitutto, dice La Carretta. Nel centro pagina la politica si affida ai bambini, avendo capito di non capirci nulla. Ecco qui la prima, si parla di Greta, la svedese, che ha pronosticato che l'inquinamento uccide tutti entro il 2030. Dal quotidiano Libero, prima pagina del quotidiano Il Manifesto, vediamo la foto di apertura, col titolo di apertura della manifestazione di ieri che si è svolta qui nella foto, vediamo a Milano. Liberiamoci, l'Italia vecchia e giovane si è riunita nelle piazze con grandi manifestazioni, in decine di migliaia hanno festeggiato la memoria della Resistenza, una bella giornata contro chi agita pure soffiando sul fuoco del nazionalismo. Nei box in basso vediamo l'evento storico dell'incontro Summit Kim Putin, buona la prima, la Corea del Nord dimostra agli Stati Uniti di non essere completamente isolata, Cina a parte, Putin rilanciando il dialogo a 6 prova a tornare al centro della crisi nella penisola coreana. Dal Manifesto al quotidiano Il Giornale, altro quotidiano nazionale,
Tutti i misteri del caso Siri, nuovi veleni sul sottosegretario, il giallo delle intercettazioni false, lo spread si impenna e torna sopra quota 270. E inoltre anche il caso della Rai, Saponi, Bagnini e Aiuole, le spese folli della Rai. Poi qui vediamo anche la foto di Di Maio, dove ha partecipato all'evento del 25 aprile, lui si è recato in Umbria. Bomba sociale, reddito di cittadinanza può saltare già in un anno. Questo è l'articolo che riporta il quotidiano Il Giornale. Il Mattino di Napoli, titolo di apertura, no a scambi, libertà, sicurezza, festa della liberazione, richiamo di Mattarella. Memoria, dovere, morale, assenti i ministri leghisti. Invece Siri, la lite di Maio Salvini, si sposta sull'antimafia, dice inutile andare a Corleone, io qui contro i clan. E poi ci spostiamo nel centro pagina, dove continua qui l'articolo, Comune di Napoli, le case vista mare con affitti regalati, e il dossier di un consigliere nell'alloggio, anche avvocati e funzionari di ministeri, appartamenti di pregio in cui vivono avvocati, dirigenti, uomini dei ministeri, su una cifra totalmente fuori del mercato. Questi sono, l'articolo riporta questo in base alle case di proprietà del Comune di Napoli. E dal quotidiano Il Mattino al quotidiano economico nazionale, Il Sole 24 Ore, dove si porta crack bancari, dall'Europa primo sì ai rimborsi, e è un primo giudizio positivo quello che la Commissione europea ha voluto dare allo schema di rimborso a favore degli investitori indotti con il raggiro di alcune banche. Stoccato in Piemonte il 73% dei rifiuti radioattivi. L'assenza in Italia di un deposito nazionale per scoglio nucleare ha fatto sorgere decine di depositi sparsi su tutto il territorio nazionale. Nel centro pagina, borse, recuperate le perdite del 2018, da inizio anno a Milano ha guadagnato il 18,5%, Wall Street invece va ai massimi. E dal centro pagina ci spostiamo ad alcune notizie a livello di panoramica sulla parte degli articoli di spalla di destra, dove si riporta lavorare di più per finanziare il taglio alle tasse. Questo è il piano del presidente francese Macron. E ancora si parla del Plus 24, dove dice investire in arte, seguire la passione e gestire i rischi. Negli ultimi 10 anni il comparto ha fatto meglio del mattone, ma resta un investimento, dice sempre, ad alto rischio, da maneggiare con cura affidandosi alla consulenza di molti esperti. E il decreto crescita, solo 1 miliardo per spingere la ripresa a investimenti. Questo, anche qui si parla degli incentivi sul fisco, che è più leggero per fusione e scissioni tra imprese. Dal quotidiano Il Sole 24 Ore a Il Tempo, quotidiano romano, Siri intercettato e seguito per mesi, il sottosegretario è finito indirettamente nella rete dei pubblici ministeri ogni volta che ha avuto contatti con l'imprenditore Arata, che era sotto controllo. Oggi i pubblici ministeri depositano i primi brogliacci. Nel centro pagina vediamo la celebrazione al Milite Ignoto del presidente Mattarella e di spalle il primo ministro Conte. Altri articoli interessanti da poter approfondire. Caos e scontrino elettronico, necessaria una proroga, a 2 mesi dal via mancano ancora i decreti attuativi. Inoltre roghi a Collatina e Lungotevere, rifiuti in fiamme, gli ex campi Rom bruciano ancora, qui vediamo nella foto gli incendi che sono accaduti in questi giorni a Roma.
dal quotidiano Il Tempo, La Stampa, quotidiano torinese, il richiamo di Mattarella, non barattate la libertà con promesse d'ordine, il capo dello Stato a Vittorio Veneto, non c'è mai stato un fascismo buono, Salvini snobba invece le celebrazioni del 25 aprile e vola in Sicilia. Il secolo, secolo d'Italia, soccorso rosso, il titolo di apertura, Di Maio vuole il governo con il PD dopo le europee, ma Zingaretti ha qualche problema, questo è il titolo di apertura del quotidiano Il Secolo d'Italia. La Verità, quotidiano, altro quotidiano nazionale, la falsa intercettazione contro Siri e la strategia per fare fuori la Lega. Il Corriere pubblica le carte della Procura e confermano lo sfogo dei pubblici ministeri alla Verità. La frase ci è costato 30.000 euro, spacciata come trascrizione agli atti non compare, ma potrebbero essercene altre. Nell'articolo del centropagina l'insostenibile pesantezza del 25 aprile, tra i soliti insulti agli ebrei e quelli nuovi alla Raggi, si è consumata la consueta festa, gonfia di retorica, con Saviano che accusa Salvini, deve essere stato in un hotel in cui 3 anni fa avevano alloggiato dei mafiosi. E nel taglio basso, un articolo veramente interessante, il comune di Rimini, denuncia i genitori alla procura, multe di 500 euro al giorno ai bambini non vaccinati. Vediamo adesso l'ultimo quotidiano nazionale per poi spostarci ai quotidiani sportivi, L'Avvenire, Salvini sprezzante con le reti di carità, l'Europa mette in guardia sul numero degli irregolari, così vi autodenunciate, questo è il titolo di apertura del quotidiano L'Avvenire. E nel centropagina il comandante della Guardia di Finanza Toschi spiega i traffici illegali sulle scommesse, così le mafie dell'azzardo riciclano miliardi nell'Unione Europea. Questo è un articolo dove dice il bottino accumulato da mafie e gruppi criminali che lucrano sull'azzardo online è enorme. Vogliamo adesso leggere le prime pagine dei quotidiani sportivi nazionali. Iniziamo subito con la Gazzetta dello Sport, titolo di apertura, ora basta, razzismo, Leonardo va all'attacco, le norme ci sono, Milan-Lazio da sospendere, il direttore tecnico, le regole vanno applicate dove sono finiti Giorgetti e Gravina che accusavano i nostri, e Salvini spende la parola che vergogna per le cose più gravi. Nel taglio alto, Atalanta finale da favola, Fiorentina battuta 2-1, il 15 maggio a Roma la sfida con la Lazio che vale la Coppa Italia. Vediamo che l'Atalanta quest'anno ha fatto veramente un bellissimo anche campionato sfidando le grandi squadre della Serie A. E il mercato allenatori, il retroscena di un corteggiamento, presto la risposta, la Roma e il tentativo per Conte. Il club giallorosso ha sottoposto i suoi progetti anche all'ex commissario tecnico. E richiesta di Allegri, vuole il terzino regista e stipendio da top. Questi sono gli articoli riportati sulla Gazzetta dello Sport. Il Corriere invece dello Sport ha titolo di apertura e foto di apertura, Sarri torna, Leonardo e Maldini furiosi senza Champions e può saltare la panchina, duro vertice con Gattuso, anche il Milan partecipa alla corsa per il tecnico del Chelsea, cori razzisti, Scaroni lo tito, botta e risposta attraverso i comunicati, i rossoneri chiedono alla FIGC l'apertura di un'inchiesta. E dal Corriere dello Sport al quotidiano Tutto Sport, ultimo quotidiano sportivo, prima di passare a un break pubblicitario, Pogba
Vediamo, scegli Juve o Real? Il francese ha comunicato allo United che a giugno lascerà Manchester e ritorna a Torino, è la sua priorità, ma Perez e Zidane per soffiarle bianconeri sono disposti a giocare la carta vale. E Gattuso invece sul filo Milan, Sarri in pole, questo è l'ultimo articolo che vogliamo aver letto. E adesso vogliamo fare un attimo un break pubblicitario, prima vogliamo vedere le previsioni meteo per quest'oggi e poi nella seconda parte andiamo a leggere le pagine interne dei quotidiani regionali. Ben ritrovati, siamo sempre in diretta con Mattino 6, vogliamo passare alla lettura delle pagine interne dei quotidiani regionali, iniziamo subito con il quotidiano Il Centro della provincia di Pescara, all'interno Mare l'Arta rivela 26 punti oltre i limiti, ecco il quadro a pochi giorni dall'inizio della stagione dei bagni il 1° maggio, i test in 114 tratti della costa, pronti gli esami suppletivi nelle zone rosse. Rocca San Giovanni invece accoglie i bersaglieri con la fanfara, domenica ci sarà questo evento a partire dalle ore 9 che il sindaco Giovanni Enzo Di Rito ha invitato i cittadini anche ad addobbare a festa i balconi esponendo il tricolore. E dalla Domus di Teramo ai sotterranei di Chieti, ecco cosa offre l'Abruzzo per il lungo ponte festivo che si chiude il 1° maggio a Sulmona, archeologia in mostra e Moscufo svela il suo tesoro, tre tombe italiche. Queste sono le cose che offre per questo ponte dal 25 al 1° maggio. Verso le comunali, fuga dal carcere, 60 agenti si candidano, domani la lista solo per ottenere un mese d'aspettativa e riposarsi dal lavoro. La denuncia parte da Sulmona, questi 60 agenti che si candidano alle comunali, partita una denuncia, potrebbe essere anche una protesta, dicono. E sempre verso le comunali, corsa per presentare le liste, i candidati sono oltre 500, tra oggi e domani a Pescara la consegna delle candidature al segretario del comune. Sono 8 qui gli aspiranti sindaci, alle precedenti elezioni del 2014 invece erano 9 e il sindaco Alessandrini dà l'addio con un documento di 200 pagine relazionando tutto quello che ha fatto in questi 5 anni. La CGIL si appella ai candidati, servono bus per l'aeroporto, sappiamo quello che è successo questi giorni, dal programma Le Iene, andato in onda su Canale 5, Striscia la Notizia, dove c'è stato il contrasto tra, ancora esiste il contrasto tra i tassisti di Chieti con quelli di Pescara. Smog è di nuovo allarme a Pescara, e per 5 giorni sono stati oltre i limiti, ozono troppo alto nel quartiere di Villa del Fuoco e sul lungomare di Porta Nuova, invece sono tornati nella norma i valori delle polveri in tutte le zone della città. Mare, la stagione parte con 2 divieti di balneazione, scattata l'ordinanza. Inoltre i ristoranti pieni ma alberghi vuoti, questo è stato il riscontro del turismo, mordi e fuggi per le feste di questi giorni. Pescara invasa, ma Federalberghi denuncia il calo delle presenze. Nel taglio basso, Salone della Nautica, buona la prima, porto turistico affollato per Sottocosta che oggi inaugura la stazione di Hey Bike. Vediamo un servizio. L'appuntamento che apre di fatto il porto turistico di Pescara alle manifestazioni dell'estate 2019, Sottocosta, un appuntamento imperdibile per gli appassionati di navigazione.
Assolutamente, apre diciamo la stagione estiva per quanto riguarda gli appuntamenti del Marina di Pescara, ma è anche uno dei eventi principali su cui la Camera di Commercio di Pescara e ora la Camera Chieti Pescara ha scommesso e scommetterà anche nel futuro, perché è un evento che coniuga più aspetti. Abbiamo l'aspetto tecnico con gli espositori della nautica, abbiamo l'aspetto ludico e mi riferisco alle tartarughe caretta caretta che in giornata verranno rimesse in mare dopo essere state curate dai veterinari da parte del Centro Studi Cetacei, mi riferisco agli appuntamenti che sono stati organizzati dal Consorzio di Tutela Vini d'Abruzzo per le degustazioni serali e da Fermenti d'Abruzzo per quanto riguarda le birre artigianali, ma diciamo andiamo a sposare anche temi che sono legati alla biodiversità e all'ecosistema marino, perché per la prima volta avremo una collaborazione con Legambiente Abruzzo che si fa promotore di un convegno sull'impatto dei rifiuti marini sulla biodiversità, organizzato anche in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti. Avremo anche un premio per la nautica, del design della nautica, andremo a premiare Fulvio Di Simone che è uno dei più grandi progettisti navali. Avremo inoltre una diciamo, carrellata di quelle che sono le nuove tendenze del design nautico e della progettazione nautica, questo con l'Università Europea del Design. Quest'anno ricordo i 500 anni della nascita di Leonardo da Vinci e c'è un evento che è legato alla presentazione della figura di Leonardo come progettista nautico, questo è diciamo, un aspetto poco conosciuto che verrà messo in evidenza. Vogliamo cambiare argomento, ci spostiamo al giallo di Pineto dove praticamente le ricerche in mare sono sospese. Il 42enne pescarese è sparito sabato scorso, Char, l'attenzione ora si concentra nella zona della Pineta, nell'area dove i cani molecolari hanno fiutato sin dall'inizio la presenza del giovane istruttore. Infatti oggi sarà ispezionato un pozzo. Crolla la gru durante il dragaggio, paura al porto canale durante i lavori, cede il braccio della draga, meno male nessun ferito. Andiamo avanti, ci spostiamo anche alla festa della liberazione. Io antifascista fin da ragazzo, da ragazzino, Adolfo Ceccherini, l'ultimo partigiano pescarese vivente, riconoscimento in piazza Garibaldi con sindaco e prefetto. Vogliamo vedere la manifestazione che c'è stata ieri a Pescara. Prego. La ricorrenza del 25 aprile, anniversario della liberazione, ha un valore politico ma anche religioso, eccellenza. Ma sì, indubbiamente quando si tratta dell'unità nazionale, quando si tratta di un fatto che ha ridato la libertà, la verità e la giustizia ad una patria, così dopo il secondo conflitto mondiale non possono mancare i valori religiosi. Ma oserei dire anche per un altro motivo, perché in quella liberazione lavorarono tanti cattolici, lavorarono tanti sacerdoti che furono imprigionati, che furono perseguitati dal fascismo e sicuramente la nostra presenza questa mattina vuole ricordare anche queste figure che certamente hanno dato la vita e soprattutto un significato profondo a questa celebrazione che non può essere dimenticata e non può assolutamente essere risolta solo su una questione di contrapposizione tra rossi e neri, perché chiaramente questo è un obbrobrio dire queste cose, perché si tratta di una realtà profonda che è scritta nell'animo di tutti gli italiani. Qual è il messaggio che si può lanciare oggi alle giovani generazioni?
il messaggio di sapere la storia, di conoscere la storia, perché le avventure totalitarie hanno creato dei brutti momenti nella vita della nazione e dobbiamo stare attenti alle derive totalitarie. Sapere la storia, conoscere come comincia purtroppo una dittatura e come purtroppo poi va a finire la realtà di una dittatura all'interno di una nazione. Vogliamo spostarci alla cronaca di Montesilvano, la città verso il voto, Ruggeri fuori dai giochi, hanno paura di me, dice l'ex candidato sindaco, ha trovato le porte chiuse in entrambi gli schieramenti. Lite sulla strada, uomo ferito al volto, aggressione in via Verotti, l'uomo colpito con un coltello o un collo di bottiglia, ha rifiutato il ricovero, lo vediamo qui nella foto. Tangenziale e rumori ancora disattesa, la sentenza del TAR a giugno scorso, la decisione favorevole per i residenti, il Comune aveva 2 mesi per intervenire, ma al momento nulla è cambiato. Furti a catena, preso il ladro dei distributori automatici, a Francavilla, ventenne di origine rom, ha effettuato 3 colpi che gli hanno fruttato circa 500 euro, però sono state determinanti le indagini e immagini video della lavanderia di gettoni denunciato dai carabinieri. Vogliamo andare avanti, ci spostiamo alla provincia di Chieti. Finti investigatori derubano un'anziana, si fanno aprire la porta con la scusa di un sopralluogo per dei furti in casa, ma poi scappano con 10.000 euro di gioielli. Questa è la foto della persona anziana. Da Chieti ci spostiamo sempre alla zona della provincia dove arriva il Giro d'Italia e via ai lavori contro le buche, oltre 1 milione di euro dalla provincia per mettere in sicurezza la strada della corsa, interventi in varie parti delle zone, Chieti, Ripa, Teatina e Tollo. L'ANAS invece dice che ha già rifatto via Masci. Da lavori contestati a Vasto, i campi cancellano la duna in spiaggia, ma nella riserva marina di Vasto spunta un maxi impianto da beach volley per realizzarlo, ruspe in azione nell'area protetta. Qui vediamo le immagini e i lavori in corso sulla spiaggia della riserva di marina di Vasto, proprio per allestire questo campo da beach volley. A Vasto cresce il volontariato cittadini in azione per pulire il litorale e la pista ciclabile. Teramo, in aula con il mal di schiena, allarme per tanti alunni, la maggior parte dei ragazzi di elementari e medie, anche dolori alla testa. Tra le cause del problema ci sarebbero le posture errate e gli zaini pesanti. Questo è il censimento che è stato fatto questi giorni alle scuole di Teramo. Andiamo avanti, ci spostiamo al comune di Pineto, anche qui a fine maggio andranno alle votazioni. Pineto, falliti i tentativi di riunire il centrodestra, lo schieramento si divide fra la lista di Passamonti e quella di Pietro Antonio. Sarà scontro a 4 con il sindaco uscente Verocchio e da Fiume del Movimento 5 Stelle. Muore di infarto a 48 anni, una triste notizia, la vittima è Giuseppe Giovannucci, titolare con i fratelli di un'autodemolizione. Si è sentito male sui monti dell'Aquila per fare sci alpinismo, stava riscendendo da solo e la procura comunque ha aperto un'inchiesta. Dall'Aquila andiamo avanti, ci spostiamo ad Avezzano. De Angelis azzerra la giunta, nuova fase, la casa Cipolloni e gli altri, resta Presutti per adempimenti elettorali, oggi consiglieri ribelli si illustrano il piano sul mercato. Qui vediamo il sindaco, l'attuale sindaco di Avezzano, De Angelis. E dal quotidiano Il Centro ci spostiamo a quello del
del Messaggero della Regione Abruzzo, la carica dei candidati, poche speranze per tutti alle europee, di Salvatore rappresenta Forza Italia, il primario Quagliere e D'Urbano invece Fratelli d'Italia. Anche Pescara ancora, Naiadi, la strana sorte di due assegni, la sentenza di fallimento ricostruisce il percorso dei 750.000 euro versati dalla regione in parte rientrati nelle casse. Vogliamo a riguardo vedere un servizio. Prego. Non trovano pace le piscine Le Naiadi. Il 16 aprile scorso, infatti, il Tribunale di Pescara ha dichiarato il fallimento della progetto Sport Gestione Impianti con sentenza depositata nella giornata di ieri. Un disastro annunciato dai continui disservizi a cui gli utenti dell'impianto sportivo pescarese da tempo sono sottoposti nelle more della decisione della Regione Abruzzo sull'affidamento dell'impianto. Ma accanto alla decisione del Tribunale c'è anche l'inchiesta penale con il PM della Procura di Pescara Andrea Papalia, che ha chiesto la proroga delle indagini a carico di Vincenzo Serraiocco e degli altri due soci della Progetto Sport, Paolo Colaneri e Daniele Dorazio, per i quali si ipotizza il reato di bancarotta fraudolenta. La notizia del fallimento della Progetto Sport Gestione Impianti ha soffiato sul fuoco della polemica che in questi giorni ruota proprio attorno all'impianto della Riviera Nord Pescarese, con l'assessore regionale alle attività produttive Mauro Febbo, che è intervenuto per rassicurare sul futuro delle Naiadi, garantendo che si lavorerà per il ripristino della fruibilità dell'impianto e per assicurare la tutela occupazionale degli 80 lavoratori diretti ed indiretti. Maestranze che hanno annunciato per la prossima settimana un sit-in sotto la sede della regione e che aspettano l'annunciato incontro tra Febbo e la curatela fallimentare per capire termini e modalità di ripartenza dell'impianto. Nel frattempo, il 3 maggio, saranno aperte le buste per l'affidamento temporaneo fino al 31 luglio 2020. Tre i contendenti al vaglio della commissione i cui lavori dovrebbero terminare entro il 7 di maggio. Proprio su questo, in un comunicato, Vincenzo Serraiocco, oggi amministratore della Sport Life, ha detto di auspicare che possa essere proprio la sua società a gestire le piscine Le Naiadi, società che ad oggi gestisce le piscine Le Gemelle di Lanciano, non esenti però da problematiche di servizi e su cui grava il giudizio del comune di Lanciano, che pensa anche ad azioni legali. Dalle Naiadi ci spostiamo di nuovo a Pescara, incidente da brivido, in porto si spezza la gru della Draga, soltanto per caso non ci sono feriti tra gli operatori a bordo. La Guardia Costiera ordina lo stop dei lavori e avvia le indagini. Il braccio meccanico ha forse urtato un ostacolo nel fondale, incertezza adesso sui tempi dell'interruzione. Ladri in stazione, disturbatori sui treni, super lavoro della Polfere durante i ponti. Questo è il tema anche delle vacanze sicure da parte delle forze dell'ordine. All'Aquila avvia i lavori per restaurare il monumento del Torione, danneggiato dal sisma nel 2009, verrà recuperato grazie alla fondazione Carispac. A sollevare l'attenzione fu il gruppo proprio civico Gemo Nanzi con un flash mob. E sempre l'Aquila, anche qui imprenditore muore per un malore sul Gran Sasso, la tragedia che si è consumata ieri, la triste proprio tragedia. Subito un portale completo sulla città, le idee del nuovo assessore Fabrizio Aquiglio, vogliamo promuoverci in modo propositivo, tutt'altro che rassegnati, questa è l'idea, mettere le informazioni turistiche a sistema grazie alla collaborazione delle associazioni locali. Importante anche il collegamento con la scienza grazie ai laboratori del Gran Sasso e altri. Vediamo, andando ancora avanti, giunta azzerata, anche qui si parla della situazione politica di Avezzano, resta solo Presutti, il sindaco De Angelis invia le notifiche e poi presenzia alla celebrazione della liberazione in piazza Risorgimento e inoltre era e ora consiglio comunale il 29 aprile prossimo programmato sul mercato. Qui vediamo nella foto ad Avezzano l'arrivo in piazza Risorgimento tramite un paracadutista del tricolore che fa scendere anche il tricolore. E Chieti, ci spostiamo adesso a Chieti, villaggio del fanciullo, viaggio fra devastazione e abbandono,
vetri e mobili distrutti, piscina trasformata in una discarica, portati via anche i tombini. La struttura creata da Don Nuco per i giovani vittime della guerra oggi è un edificio irriconoscibile. La Sevelle assume 200 giovani come interinali, prenderanno servizio dal lunedì 29 al 4 agosto. L'annuncio piace molto ai sindacati, ma ci sono, dice, dubbi sul contratto. Dall'inizio dell'anno sono entrati a lavorare in 400 nella fabbrica del Ducato ad Atessa. Teramo, appalti ASL, stipendi in ritardo, febbraio sarà pagato a maggio, i sindacati contro la società Modus, la situazione ormai è insostenibile, il direttore amministrativo Gigi Sia dice rispettino le garanzie o addio al contratto sottoscritto con questa società. Bella, Giulianova divisa, 5 da Arboretti, Dino Macera impossibilitato a fare la lista, anche qui sappiamo che a fine maggio ci saranno le elezioni da sindaco nel comune di Giulianova. Prima di passare alle notizie sportive vogliamo leggere le notizie del quotidiano La Città della provincia di Teramo. Noto imprenditore muore sul Gran Sasso, Giuseppe Ioannucci, colpito da un malore durante un'escursione. La procura apre un'inchiesta, qui vediamo la foto nel tondo della vittima. E Gianfranco Basterebbe, confermato alla presidenza della SASI, l'assemblea degli 87 sindaci aderenti alla SASI hanno confermato Basterebbe come presidente della società. Vediamo qui nella foto proprio il presidente Gianfranco Basterebbe. La Team, il sul gradimento deciderà il consiglio. Il sindaco D'Alberto fa sapere che l'ultima parola sul nuovo socio invece uscirà dalla discussione dell'assise civica. Qui vediamo nel centro pagina la foto del sindaco D'Alberto. E andiamo avanti, nuova intrusione nel cantiere del manicomio, avvistate dall'ente 3 persone senza autorizzazione, sul posto è arrivata anche una volante della polizia. Vediamo anche gli ingressi che sono chiusi, però ci sono state delle intrusioni da parte di persone. E ci spostiamo anche Teramo, stata la manifestazione, l'evento del 25 aprile, qui vediamo le varie foto con i vari personaggi, associazioni, prefetto, sindaco e anche delle associazioni dove sono state veramente fatto questa manifestazione dove ricorda la liberazione dell'Italia dal fascismo. Economia, detrazioni per le spese sportive dei ragazzi con la dichiarazione dei redditi, il 2019 la possibilità di presentare le spese fino a 210 euro per la detrazione delle spese sportive dei giovani. Si ribalta il trattore, ferito giovane agricoltore, incidente sul lavoro ieri mattina nelle campagne che circondano la frazione di Garrano a Campli. La caduta è un 37enne teramano, è caduto da cavallo e poi è stato travolto dall'animale ad Albi di Grognoleto, altro evento. E poi invariate ad Alba Adriatica, spostiamo nella zona della Alba Adriatica, le tariffe delle strisce blu saranno in vigore dal 15 giugno su 700 parcheggi, il pagamento sarà obbligatorio tutti i giorni, qua ci comunicano, dalle 9 di mattina all'1 di notte. Sempre ci spostiamo adesso, ritorniamo all'argomento elezioni di Giulianova, primo confronto su 4 candidati sindaci. Tribuiani, Arboretti, Macera e Costantini presenti al dibattito organizzato dalla Consulta degli eventi. Torna domenica, sempre a Giulianova, anche la gara podistica alla scoperta delle bellezze cittadine. Rubati a Roseto,
articolo che abbiamo trovato anche in prima pagina sul centro, i sacchetti per le cacche dei cani, quelli delle postazioni terminate in pochi giorni, probabilmente utilizzati per altri scopi. Qui vediamo l'assessore Petrini del comune di Roseto, dove mette in evidenza il sacchetto, quelli che sono praticamente stati rubati in questi giorni. E andando avanti, vogliamo adesso passare alle notizie sportive dei tre quotidiani, Il Centro, Il Messaggero e La Città. Gattuso, spalle al muro, il Milan pensa già al futuro. Dopo l'eliminazione della Coppa Italia, l'allenatore resta solo il quarto posto, si pensa già al suo successore. Sarri in pole davanti a Gasperini, Garcia e Pochetto. Spostiamo alle notizie della Serie B, del Pescara, Bettella. Pescara, ora prendiamoci i playoff, il baby, dobbiamo sfruttare il match point per centrare l'obiettivo. Ci serve l'aiuto dei tifosi, dice Pieno, l'Adriatico ci darà una carica in più nella finale di stagione. Vediamo nella foto il giovane Bettella. La Serie C, il Teramo, Spighi è in dubbio, Sparacello, non fermiamoci. Maurizi rischia di perdere il centrocampista per la gara di domenica a Trieste. L'attaccante carica, la spensieratezza è l'arma in più, dice, per arrivare e vincere la partita. E anche il Roseto in festa con oltre 2000 giovani, grande entusiasmo nel giorno del torneo. Oggi la sfilata sul lungomare, la cerimonia ufficiale al Pala Maggetti. Spostiamo alle notizie sportive del Messaggero, del quotidiano regionale. Pescara, è l'ora di usare la testa, la squadra di Pilon è tra le migliori della B per gol segnati nel gioco aereo, ben 13 centri, il bomber Mancuso il più pericoloso con 6, poi Scogliamiglio a 3 e Crecco a quota 2. Qui nella foto vediamo l'allenatore del Pescara, Pilon. E anche qui si parla della Serie C, il Teramo. Teramo nei playoff, una domanda, siamo lì, dice, proviamoci l'attaccante Sparacello e il Magic Moment assieme a Infantino. Siamo giovani e non abbiamo nulla da perdere. Il quotidiano La Città, anche qui si parla del Teramo. Teramo, da quanto mancava la tranquillità, il diavolo non giocava senza assilli dalla stagione 2015-2016, ora ci sono le ultime due finali. Qui nella foto vediamo l'allenatore del Teramo, Maurizi, e Sparacello. Basket, la serie play-out del Teramo Basket inizia col derby contro il Campli. La sfida al meglio delle 5 partite, la guardia Matteo Fabbi, il vantaggio di avere il fattore campo, dice, può essere determinante. E nell'eccellenza, ultima giornata di festa per le teramane, ai playoff scontro Torrese-Alba Adriatica, il Nereto fa 7 al già retrocesso Martin Sicuro. Questa è l'ultima notizia sportiva per concludere la nostra rassegna stampa di Mattino 6, che vi ringrazio per l'attenzione che ci seguite ogni giorno nella diretta di questa trasmissione. Mattino 6 riprenderà domani mattina, sabato 27 aprile 2019, sempre alle ore 8. Vi ricordo le trasmissioni dei nostri telegiornali che ci saranno quotidianamente alle ore 14, alle ore 19 e alle ore 23. Grazie per averci seguito e buona giornata a tutti voi.